castello di Milano. Il fango! Oh! Oh! E cappello! Porca miseria! Il cappello! Il cappello! Zio Mario! Il cappello di zio Mario! Quello che sarà perso giallo, quello che sarà perso quelli dalle miniature! Oh, una miseria, lupiamo, no? E come fai a piarlo? Cavoli, dobbiamo prenderlo assolutamente! Era un po' il logo fosforescente anni 90 come risplende a Luca con la maglietta. Te sta proprio bene con la maglietta. Sì. Allora, io, zia, Luca, e mio nipotino e mio figlio. Eccoci qui in questo viaggio, in questa giornata molto calda, un po' nuvoloso, però lassù sicuramente ci sarà il sole. Lunedì 27 giugno 2016. Stiamo dirigendoci verso 27 verso l'Italia in miniatura e andremo a vedere le meraviglie dell'Italia in miniatura. È la prima volta in assoluto che documenteremo. La prima volta che documenteremo lì in quel parco. E niente. Affidiamoci a Gesù sempre come al solito, anche se la giornata purtroppo a volte viene rovinata dal proprio nostro comportamento. Io penso per me specialmente che purtroppo ho avuto un comportamento non buono e bisogna invece iniziare la giornata meglio possibile, con un comportamento più buono possibile, più dolce, più rispettoso, parole dolci sempre, tutti i giorni bisogna usarle, ma certo, quando capita delle cose spiacevoli dentro, all'interno delle proprie case, a volte viene il momento dell'incazzatura che uno risponde male senza che si rende conto. Dopo, quando ci pensi, su di me per esempio, quando mi viene pensato, dico guarda lì, potevo far meno a rispondere uscì male, evitavo tanti problemi, potevo far meno, era meglio. Sul sole pieno, certo. Qua su il sole è proprio forte, intenso. Quindi bisogna evitare tutte le incazzature varie che purtroppo succedono. Succedono ai vivi, non succedono ai morti. Evitamole, chiediamo scusa, anche se le persone che quando ci incazziamo troppo si stufati a perdonare. Però Gesù ci dice perdona 70 volte 7, cioè sempre. È un esempio. Per di sempre devi perdonare, quindi a chi abbiamo fatto un torto o abbiamo risposto male ci dovrebbero sempre perdonare, ma dopo si stufano pure le persone che se rispondiamo sempre male tutti i giorni, dopo uno si abitua, dici oh questo è un diavolo, non lo perdono più. Purtroppo è così, io troppe volte ho risposto male ai miei genitori terreni e ho sbagliato. Devo trovare il sistema e il modo da rispondere bene, meglio possibile, con più dolcezza, più premura, perché all'interno della propria casa si evangelizza, non solo fuori, perché se uno evangelizza fuori è facile per tutti, ma all'interno della propria casa è difficile. Io mi ricordo zia Aurelio, no? Aurelio, che mi ricordo buon'anima, con l'uomo che faceva i massaggi. Lui era tanto bravo, evangelizzava fuori, dei gruppi mariani e tutto, però mi diceva sempre, ma te, dentro la casa mia è difficile, come fa evangelizzare? È come impossibile, noi l'ho fatta mai. Come evangelizzo? Ho evangelizzato tante persone, si è convertite, perché Gesù mi usa come strumento, ma dentro la propria casa noi la fa. Capito? È difficile, il maligno c'è perseguita e ci fa comportare male all'interno della propria famiglia. Dopo se un familiare è ateo oppure agnostico oppure un familiare che è molto lontano dalla confessione dei sacramenti, da Gesù, dice guarda lì questo si comporta sempre male, non testimonia l'amore, io adesso mi vado a confessare, cosa mi vado a confessare a fare? Guarda questo, se io mi vado a confessare che questo si confessa spesso, cosa mi confessa a fare se mi comporto come lui? Non mi confesso, capito? Dopo allontaniamo, il nostro modo di fare allontana. Se uno è come me per esempio, che io non ho un modo buono, a volte sgarbato come stamattina, allontano all'interno della propria mia abitazione, i miei familiari li allontano dalla giustizia, dalla pace, dalla strada giusta. Ma te non mi so spiegare Luca, capito?
Quindi il buon esempio lo damo fin dall'interno della propria famiglia, lo dovessimo dare. Se non lo damo lì, se lo damo fuori, ma non lo damo lì, è tutto un cavolo, tutto inutile. E invece sarebbe da dare il buon esempio dappertutto, dall'interno della propria casa a fuori. Vedi, io mi spiego male, però il discorso è questo. Sarebbe che devo cercare in tutti i modi possibili. Allora chiedo la grazia a Gesù, che mi dà questa grazia da testimoniare l'amore fin dall'interno della propria casa, della propria famiglia. Io le so le cose, purtroppo a metterle in pratica è un problema. È un problema perché quando all'interno della propria famiglia c'è sempre una persona che è fuori dalla vita spirituale e ti risponde male, ti bestemmia e tutto, dopo è difficile dargli rispetto oppure premura o affetto. È difficile, capito? Parlo del corpo mio padre, no? E quando ti risponde male, si comporta male, si impiccia delle cose che non va bene, che si impiccia, dopo bestemmia, oppure dice delle parole sconce, dopo purtroppo a me mi scaturisce i nervi, dopo mi sfogo, dopo mamma si rimette la salute perché gli manca un battito cardiaco, gli va male il cuore, un macello, e anziani, i genitori anziani bisogna anche averci più amore. Averci più amore, più pazienza. Io sta pazienza mi manca. E ce la devo mettere tutta, c'è sta pazienza. Devo migliorare, io devo migliorare molto. Non so santo, non so un predicatore, non so niente. Io sono il signor nulla. Io lo dico sempre nelle registrazioni, però a volte qualcuno mi dice: ma qua lo signor nulla, te sei Matteo, sei figlio di Dio e devi, come tutti noi, dobbiamo tutti migliorare. È vero. Però voglio dire che io specialmente troppo devo migliorare. Solo che come fa a migliorare? Mi devo comportare meglio. Allora chiedo la grazia a Gesù per quello che mi riguarda, da donarmi la forza da migliorare. La migliora, capito? Certo. Non so più come spiegarmi. Adesso siamo quasi a Senigallia, la città di Senigallia qui. Allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, guarna a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Gesù, proteggici in questo viaggio, in questo giorno, e perdonami il male che già ho compiuto fin dall'inizio della giornata. Non va bene perché ho iniziato lunedì proprio un disastro per quello che mi riguarda. Dopo voi siete iniziato bene la giornata, meglio per voi. Beati voi e meglio per voi. Però alla fine beati fino a un certo punto, perché siamo tutti in un mare dei guai, in una valle delle lacrime, tutti dobbiamo migliorare. Tanto Gesù, quando alla Maddalena la volle lapidare, ha detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Erate tutti pronti a scagliare un sasso contro la Maddalena, che era una prostituta, ma nessuno l'ha scagliato suo sasso, perché alla fine l'ha capito tutti che eravamo tutti in peccato. Siamo tutti in peccato. Quindi però ognuno deve pensare per se stesso, io penso per me. Tanto che devo fare, lo so io le mie debolezze le so bene, ma devo migliorare assolutamente. Allora nel primo mistero, oggi è i misteri della gioia, perché è quando l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Non fai comunque quelli del dolore? Penso sempre alla valle delle lacrime, che stiamo mesi tutti, faccio quelli del dolore, perché chi se li ricorda quelli dell'annunciazione, della gioia? Se li ricorda qualcuno? Il Gaudio, zia, te lo ricordi? Che il primo è l'arcangelo Gabriele, portò l'annuncio a Maria. Poi il secondo, Madre Maria, che è andata dalla cucina Elisabetta. E il terzo, la nascita di Gesù, vedi che te lo ricordi? Il quarto è la salita in cielo della Madonna. Il quarto? No, è lo spirito. No, il quarto no. È il quarto è la presentazione al Tempio. La presentazione al Tempio. Il quinto ritrovamento di Gesù al Tempio di Gerusalemme. Allora te lo ricordi, vedi? Te lo ricordi tutto, Luca.
vedi che ci vuole sempre te a fare le recitazioni. Allora, nel primo mistero gaudioso della gioia, gaudio significa gioia, si contempla l'arcangelo Gabriele portò l'annuncio a Maria. Allora, bambini, se volete, aggregatevi anche voi a mitragliare l'inferno con Rosario. Vabbè, però sì, adesso perché vi siete svegliati non tanto tardi, però il demonietto fa del tutto per addormentarci quando recitiamo Rosario. Satana fa del tutto per addormentare le menti e i cuori, in modo che uno non recitandolo, lui sta meglio, capito? Perché gli famo male al demonio. Sì, non riesco a dormire. Allora se riesci a mitragliare anche tu, spara pure tu contro l'inferno, perché se noi spariamo all'inferno, l'inferno non spara a noi. Proteggiamoci, come diceva quel pretone a Predappio, sì, quando c'era il mammo, zio Mario Buonanima. Comunque sta cosa di oggi è il ricordo del mammo, Perché andiamo lassù che ci è svenuto il mammo. Questo oggi è proprio il ricordo del mammo. Ricordiamo il mammo. Allora, memoria mammesca. Ieri era tanti a 3 anni che era morto, oggi. Era 3 anni che era morto ieri. Quindi sì, oggi c'era il funerale. A Storia c'era il funerale del zio Mario. No, è morto ieri, il funerale domani. Il 28 domani. Giusto. Oggi vabbè, comunque la ricorrenza della morte della camera ardente. Alla casa del commiato. Allora ricordiamo le anime dei nostri cari defunti, specialmente zio Mario. 3 anni. L'eterno riposo dona zio Mario, Signore, risplenda in lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Allora l'arcangelo Gabriele portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Angelo stop. Ave Maria. Aspetta, il Padre nostro. Padre nostro che sei in cielo. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dopo uno lo dico solo io, voi metà e metà. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, riceve la pace. Ma alla fine della prima decina. Lo so. Prega per noi e per il mondo intero. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi ne rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Anche veloce, basta metterci il cuore. Se però sarebbe fai piano, è come se fai dai. Ma piano, perché devi correre? Devi mitragliare. Suora di Maria dice che bisogna andare piano. Ah. Chi lo dice? Su Radio Maria bisogna andare piano, certo. Sì. Ave sì. Maria. Però se uno ci mette il cuore, Ave Maria piena di grazia al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. A me mi
segna un'altra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso c'è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria a Santa Elisabetta, alla cugina Elisabetta anziana, che tutti credevano che era impossibile che rimaneva incinta, invece per il nostro Dio tutto è possibile. È rimasta incinta di Giovanni Battista. E allora mamma Maria l'ha andata a trovare alla cugina, ha fatto tre giorni di cammino, mi sembra, per andare a trovare la cugina, sì, e per servirla, perché era incinta, anche mamma Maria era incinta. È stata con lì a tre mesi. Tre mesi. Aiutare la cugina. Te pensi. E la cugina però. La cugina anziana che era incinta. Quando l'ha visto, ha visto mamma Maria, gli ha detto. Il bambino ha sussultato nel suo grembo. Perché ha capito che dentro il seno di Maria c'era il Salvatore. L'aveva capito Perché il bambino si era mosso. Aveva sussultato. Pensa tu, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi. Zio Mario lo guardava sempre lì, vedi? Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ah, ah, apposta vuota guardava nega, sempre lì. Vuota il trota, cioè il figlio dei boss. Santa Maria, Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel terzo mistero si contempla la nascita di Gesù. La nascita di Gesù nella capanna di Betlemme, nella grotta di Betlemme. Perché non c'era posto per lui negli alberghi. Però se noi ci facciamo caso, l'ha avvolto in fascia e lo depose in una mangiatoia, però l'ha partorito fuori. Ci hai fatto mai caso? L'ha partorito all'aperto. All'aperto, pensa, manco nella stalla o nella grotta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, con la tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Levate il cappellino, amore, di qua. Nel quarto mistero della gioia, del Gaudio, si contempla l'assunzione di Maria. No, la presentazione di Gesù al Tempio. Ah, al Tempio. Gesù al Tempio di Gerusalemme. Giuseppe e Maria hanno portato al Tempio a santificare Gesù da un sacerdote anziano che si chiamava Simeone, l'uomo giusto di Dio. Era un uomo che era pieno di Spirito Santo e quando ha visto Gesù ha detto: ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza preparata da te davanti a tutte le genti, gloria del tuo popolo Israele. E aveva capito subito, perché era quello, era il Messia, che Gesù bambino era il Salvatore. Quel bambino dei 40 giorni era il Messia, Messia tanto atteso dal popolo ebraico. Pensa, zia, in quella chiesa io ci ho fatto un incontro prematrimoniale. Perché? Com'è possibile? Non lo so. Che chiesa è quella lì? Non lo so, però mi ricordo bene il posto. Padre nostro che sei in cielo, sei santificato il tuo nome. Aiutaci Gesù a riconoscere che tu sei il Salvatore nostro. Donaci la grazia da capirla sempre. Come Simeone. Poi c'era pure la profetessa Anna, aveva 84 anni. Pensa un po'. Era molto in avanti in età, in un periodo in cui la vita media era 50 anni. Pensa un po'. Questa c'era arrivata a 84, quindi era come se adesso si era 100 anni. Pensa tu, la vita media di quella volta non era la regina. Era una profetessa. Te pensa. Stava sempre nel tempio, lo da Dio. Se era la vita media nostra adesso, 50 anni, erano altri 10 anni, dove mi campavi? Eri finiti proprio. Ma mica è detto che c'è, può essere pure che morimmo male. Un incidente stradale, poi muori. Oppure un male, un colpo secco. Un collasso, visto ce n'è tanti che 50, 40, 70 anni. Ma anche 38 anni, no? Cosa? 38 anni, un collasso secco. Fabio, 38 anni, è crepato. Chi è Fabio? Fabio, uno che scappavo io nel 95, 96, quegli anni lì a Castello. Un ragazzo tanto bravo, il cuore buono. È partito in un attimo. Senza nessuna motivazione. Non c'è certezza al domani, quindi affidiamoci a Gesù, che lui è la certezza nostra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettere noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Non so se ci fate caso, traballa la videocamera, lo sai perché? No. Perché c'è il semiasse storto. Perché quando mi scendate a sbattere di notte hanno storto la ruota e quindi quello è rimasto storto, però è un minimo, è storto poco, allora il meccanico ha detto cosa lo cambia a fa. Costa un sacco di soldi. Ho capito. E niente, e allora traballa. Traballa. Tutte le macchine mi ha traballato sempre. Sempre. Prima questa non stava tanto bene, sta pure la macchina. E vabbè. Adesso mi asse praticamente finito in pratica. No, sarebbe da sostituire, però costa troppo, non lo sostituisco. Un appello. No, qua l'appello, non li fai appelli che c'è la gente invidiosa e cattiva, mamma mia quanto è invidiosi, mamma mia, è impossibile, guarda, certi commenti idioti ricevo, allora metto tutto nelle tue mani, Gesù, anche invidiosi. E dov'è che sono arrivato? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gabri, non te girare, capito? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi, per il mondo intero. Allora, nel quinto mistero della gioia, gaudioso, si contempla il ritrovamento di Gesù bambini, Gesù ormai dodicenne tra i dottori tra nel i dottori tempio. Del tempio. Allora, perché loro erano andati a Gerusalemme come ogni anno per la Pasqua e nel viaggio di ritorno, tra la confusione e tutto, non si erano dimenticati di vedere se c'era Gesù nella carovana, Maria e Giuseppe, e dopo tre giorni nel cammino si accorti che non c'era. E loro è tornato indietro a Gerusalemme. Perché quella volta si usa con le carovane a ritornare nel posto. Proprio loro erano convinti che il bambino stava dentro la carovana con gli altri bambini, invece non c'era.
Allora è tornato indietro a Gerusalemme alla ricerca di Gesù. L'hanno trovato nel tempio. Nel tempio che parlava, che dialogava, discuteva animatamente con i dottori della legge. Allora quando gli ha detto la madre, ha detto ma Gesù, ha detto, ma noi eravamo preoccupati, perché ci hai fatto questo? Perché non ci hai seguito? Tuo padre ed io eravamo preoccupatissimi, no? Dicevo, ma perché mi cercate? Ha detto, non sapete che io dovevo occuparmi delle cose del padre mio? Cioè dicendo che lui era praticamente figlio di Dio. È vero. Il padre suo era Dio, si doveva occupare delle cose del padre suo all'interno del tempio. C'è un'altra cosa, bravo Luca, c'è un'altra cosa che noi dovremmo evidenziare, che tutti rimasero stupiti, anche i sacerdoti anziani, che un bambino dei 12 anni aveva tutta quella sapienza. Sì, è vero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Capimo una cosa, questo qui ci fa capire che quando ci credemo che non c'è Gesù vicino a noi, in realtà c'è, ma noi non lo vediamo, non lo riusciamo a vedere, siamo noi che non capimo che c'è Gesù, ma in realtà lui c'è. Certo. Vabbè, mi sono spiegato male forse. Quando noi ci crediamo che lui non ci ascolta, lui ci ascolta, siamo noi che non ascoltiamo a lui. L'amore, la voce dell'amore. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Guarda un po' il castello di Gradara. Adesso per la curva lo riprendo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Siamo arrivati a 10?
Un'altra può passare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Forza dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Adesso un Padre ave gloria per la protezione nostra, per la protezione del Papa, per la protezione dei nostri cari, vicini e lontani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi. Allora, adesso ci affidiamo alla misericordia di Gesù con la coroncina della Divina Misericordia e mitraiamo anche con questa che ce l'ha donata Gesù come una arma contro il maligno, pure questa, però dura 2 minuti anziché mezz'ora. Però peccato. Tutti i giorni, peccato, era meglio mezz'ora, sì. È vero. Allora, un Padre nostro, un'Ave Maria e un Credo, e poi iniziamo ancora a mitragliare l'inferno, così siamo schermati per tutta la giornata di oggi. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Guarda, quando finisci, con che mitragliamo? Con la coroncina. Vabbè, ecco. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Volù, quando c'è l'uscita, dimmelo. Dimmelo. A voglia. A voglia. Sa quanto ci vuole passare oggi la. Siamo a Riccione quasi. Voglio dire quanto ci vuole arrivare di notte. A voglia per modo di dire, perché sì, è un attimo. Fammelo. Anche la giornata, quanto ci vuole arrivare stasera a finire tutto? Cioè. Infatti in un attimo finisce la vita, tutto. Quanto ci vuole arrivare a fine della arrivare alla casa da morto? Poco. Purtroppo poco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, qui? Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo delettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ed eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Qui? No. No? No, Rimini Nord. Ah, più su, eh. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. L'ultima decina. L'ultime 10 pallottole contro l'inferno. Ultime 10 piombini, piombini, pallottole o piombini?
No, no, i piombini non fa niente, le pallottole. Le questa, cannonate ci vuole. Questa è una preghiera, è la preghiera di Gesù, non è una preghiera dell'uomo. Dici le preghiere cannonate dell'uomo non sono mitragliate, non sono proiettili, invece quelle di Gesù sono proiettili contro il male. Quindi mitraiamo, dai. Quelle dell'uomo è piombini, piombini. Piombino. In Toscana c'è piombino. Sì, sì. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia, eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità. È uguale. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù. Guarda un po', è secco. Il cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Com'è che si chiama quel fiume? Marecchia. Il Marecchia che scaturisce, o sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Oggi e sempre. Ad è la benedizione tua, Gesù, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo e del nostro angelo custode, scenda su di ognuno di noi, su ognuno di noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Dentro il volante. Adesso siamo quasi arrivati all'uscita di Rimini Nord. L'aria Sant'Arcangelo di Romagna. Quindi quello. Quindi. No, quello è Sant'Angelo in Pontano. Questo è Sant'Arcangelo. Cosa zia? Gabriele, ormai la conosce bella strada. Sant'Arcangelo di penso Romagna. Penso di sì, tanto quando da va a Bologna con la madre. Sa perché siamo quasi arrivati adesso all'uscita. Quello è un motivo c'è adesso. Oh, adesso prima di andare lì dobbiamo fare un attimo la vedere questa colonia marina. Meno per vedere un attimo dove sta vicino o no alla stazione. Però lo dobbiamo specificare perché non lo sa nessuno. Come no? Bell'aria. Andiamo un attimo su Bell'aria a vedere sta colonia marina, per vedere se sta o no vicino alla stazione. Che senso? Colonia marina, in che senso? È una vecchia colonia marina dei 70-80 anni fa. Abbandonata al suo destino di sfascio, È una colonia marina. Abbandonata dopo la fine della seconda guerra mondiale. È enorme, è enorme. Seria? Michele, è enorme quell'edificio. Un sacco d'anni fa? 70 anni che è abbandonata. Cioè, tutto abbandonato. Un sacco di posti abbandonati qua su. Quello là dietro pure. Questo pure, oh. Pure questo, quello là, pure, quello là, pure tutto abbandonato, quello là dietro. Pure, questo è un albergo. Questo completamente abbandonato, guarda lì, oh! Un disastro! Tutto questo vecchio. Pure, tutto! Ma qui c'è le macchine però! C'è campi! C'è perché c'è la gente! Ah. È abbandonato, Tutto abbandonato, È una miseria! Qui, forse chi è? No! Non c'è niente! Ok,
casi abbandonati. Quindi una ferrata al ferro, ho visto tutti i palloni appesi. Comunque qui è tutto chiuso, parcheggio privato. Bagno romano. Mamma mia, quanto ci vuole. Chi c'è un sacco da sperimentare volendo. Sì, magari non d'estate piena perché è pieno di gente. Infatti, forse laggiù dietro. Ma tutte case abbandonate qui, vedi? Sì. Tutte queste qui, ce n'è un macello. Che c'era un giorno intero c'era il passaggio. Torre? Torre per apposto, che sembra Rimini, finito. A posto, non si sa dove. Finito. Col palazzo Duccio. Allora forse sta a nord. Sta a nord. Dai, sì, per giocare. Casa di cura privata. È finito. E mica c'ho il teletrasporto, dovete aspettare. Ma un po' se sta chiuso il ponte. Si è chiuso. Sì, io. C'è la 500 anni 50. Sì. I sommergibili un po' affondati. Infatti. Questa l'Italia in miniatura. Oh, sì, una corriera! Adesso arriviamo ai trulli. Questa è Santa Maria di Leuca. Ah, perché adesso per la voce illustrata da promotore santuario di Santa Maria di Leuca. Quello è il santuario, quello del faro. Oh. Quindi qui siamo in Puglia adesso. Para, qualcuno ci ha tirato una macchinetta. Sì, io. Dell'acqua. Guarda la macchinetta cammina. Ponte girevole, Taranto. Oh, è arrivata pure la polizia. Oh, la locomotiva quella del porto. Sì. Quella, guarda lì. Come fa a camminare sul treno? I trulli, questo albero bello, sì. C'è la corrente, vedi che c'è i fili di corrente lì. Quindi i binari elettrificati? Sì, perché vedi? Vedi, c'è i fili. Ma quelli chi va a entrare? Guarda, sì, c'è la barca dei carabinieri. Però le macchinette si sono scolorite tutte quel tempo qua. Male, Sotto il sole. Il sole sempre. Oh. Ormai quanto c'ha? Non c'ha una cinquantina d'anni sto parco. Infatti. 40 minimo. Pensa tu la manutenzione che c'è bisogno. Quindi qua invece Basilica di San Nicola di Bari. Gabri, visto qua le persone quante piccole? Proprio a misura della chiesa, vedi, ti piace? Sì. Io ho avuto tanta manutenzione, oh mamma. Sì, infatti, quello è bello. Coviglia di Melfi. Ma se chi sei da retta? Sì, io. Non finimo più, veramente. Castel del Monte. Guarda, facciamo... Sì, guarda, sei andato E questo è il promontorio del Gargano, lo Sperone d'Italia, eccolo. Manfredonia. Gli alberi santuario chissà. Santuario di San Michele Arcangelo. Ora che sì, alberi? Carini. San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo là. Torre. Non si legge da qua. Eccolo il treno. Guardate il treno! Il freccia gialla. Il freccia gialla. Qui c'è la stazione ferroviaria di San Severo. O Termoli. Sono Severo, capito? Questo è il pendolino, non è il freccia gialla, non esiste. C'è il freccia rossa, il freccia d'argento, il gento e freccia bianca. Freccia gialla non l'ho visto mai. No, infatti. Quello è Torre dell'Aglio. Questi i due laghi, Lesina e Varano. I due laghi che c'è sopra la Puglia. È vero, i laghi artificiali. Questa è una reggia, Sì, c'è il nome di là. Vabbè. Adesso però... Questo qua invece è un arco romano, mi sembra. Qui in mezzo ci dovrebbe essere le isole Tremiti, ma non c'è. De fronte vabbè, a Termoli. Scusami. Non ce le mettene? No. Mica possono far tutto. Oh, qui pure la ferrovia è a picco, guarda. A picco sul mare, oh. Chi è la galleria? Guarda un po' la locomotiva. Si è fermata. Lì c'è la stazione. Questa è la stazione Termini,
di Roma. Ah, ma? Sì, quella fontana di Piazza Esedra. Sì, quella che ci ho girato intorno l'altro giorno. Ah, sì, sì. Quella laggiù, sì. E quelle le mura aureliane, quelle che c'è di fronte alla stazione Termini. Oh, veramente, eh? Oh, uguale, oh! Ma te rendi conto che già è passati 3-4 giorni che siamo stati lì, beh, in realtà? Io! Oh. Le sedi proprio! Proprio come, proprio perfette, oh, piazza questa è, eh? Ascoli Piceno, c'è un tutto! Questo, il castello cos'era? Il castello c'è. Aquila, ah, il castello dell'Aquila! È quello che ha bestemmino! Ah, qui quattro binari, oh, c'è sia la linea lenta che la direttissima, quindi qui, oh. Sei binari, che stai a dire? Sì, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma lei tre, perché qua? I due erano dell'altra linea. Il porto lì? Ancona? Ancona mi devi. Vai. Ancona, oh, oh. Palazzo degli Anziani, Cattedrale del San Ciriaco e la Fontana delle 13 Cannelle, oh, del Calamo. Fano, no, Rimini, l'Arco d'Augusto. Siamo in Emilia. Oh, da Ancona a Rimini, sì. In Emilia Romagna. Ah, Rimini, Marina Zio. Centro. I posti principali, forse. Sì, Rimini, questo cos'è, un albergo? Sì, sì. Se fare le dalle miniature in miniatura. Le dalle miniature in miniatura. Zio, Scania. Lui con la botte, non Scania. Guarda cosa ho visto. Zio. Guarda quanti monei. Oh, ma non c'è l'Italia in miniatura lì? Guarda quanti monei, zio. Questo è il ponte del Tiberio, eh? Sì, sì, vedi. Sì. Andiamo, andiamo. Zio, guarda! Che cosi? Le com'è che si chiama quelle per pescare? Le lampare quelle, cos'è? Sì. Guarda, il freccia blu! Il freccia blu pure non esiste! No! Castello di Gradara! San Leo là sopra! Io sono andata Gradara, a Gradara e San Leo! Io sono andata a casa di Gradara! Sì, San Marino! Sì, un Mercedes! Casa Natale di Giovanni Pasqua di San Marino! Guarda! Il freccia bianca! Sì! No, freccia rossa! Sì, sì, è quello di prima! Sì! La freccia rossa è tutto quanto rossa! Quello è San Luca, San Luca di Bologna. Aspetta, poi ci troviamo solo. Guardiamo. San Guardio della Madonna di San Luca, Bologna. Quello lassù però, questo qua deve scrivere dall'altra parte. Questo dovrebbe essere San Domenico allora. Santo Polinare in Grassi. Sì, ripartito! È ripartito in Cina! Sì, era livello là! Mausoleo di Teodorico, oh, ce ne tanti, eh! Capanno di Garibaldi! Questo è questo spettacolo qui? Comacchio? Sì, ci sono andato io. Tre ponte e Comacchio, sì. Che pompiere da qui? Pomposa? E Ferrara? Dopo vai a vedere dall'inizio, Capri. Dall'inizio è più bello. Questo cos'è sul complesso dall'inizio industriale? È più bello, dall'inizio è più bello a vederlo. Vuoi lì che butta fuori? È normale che butta fuori l'acqua lì? O perde? Perde. No, no. No, non perde, non perde. No? Il treno vapore. Le sbarre del passaggio a livello che si abbassano. Un attimo, ragazzi, guardate un attimo che succede adesso. Vediamo un po'. Ve lo faccio rivedere a capo. Le sbarre del passaggio a livello si alzano, eh. Quando ho fatto ve lo faccio rivedere a capo. Il vigile del fuoco passa. Guarda, Capri, i pompieri. Adesso? Sì. Aspettate, adesso deve tornare la casa. Poi ho fatto un bel po'. Ecco, adesso inizia, zio, inizia. Inizia. Riprende, zio, che inizia adesso. Sì. Perché è una cosa che dopo non va a finire. Va in deposito. Aspetta, mi sa che adesso non riusciremo a spacciare un trovato. Sì, sì. Guarda laggiù, prende fuoco, zio, guarda, no. Quello lì è fuoco vero. Ah, il fuoco vero. Fa finta che prende fuoco tutta la caserma. Adesso arrivano i pompieri che vanno a scuola. Una volta che
scomodo, guarda. Scalate, scalate. Guarda, sì, eh. Come fa a spegnere? Che è la lì che ha scalato, però non è dalla pompa di lì. Ah. Un attimo, Gabri. Non c'è mamma che mi ha fatto provare una cosa. Ma lì puoi provare che fai le cose. Bella. Anche, anche là, le gru del porto, qua, oh. I container. Là, Venezia, bello. Che figo. Te Luca, quando ci sei venuto qui? 30 anni fa. È passato il tempo. Sì, ma pare ieri però. Io invece con Zio Mario quella volta, quant'è? 4 anni. 4 anni, nel 2010. 4 anni fa. No, nel 2010. Mio figlio c'aveva 4 anni, adesso ne ha 8, 8 e mezzo. Ma com'è possibile? Il mammo l'ultimo periodo di testamento, 2010, 6 anni fa. 6 anni fa? 4 anni fa Zio Mario stava all'ospizio. E allora quanti anni c'era mio figlio? Adesso quanti ce n'ha? Era piccolo un bel po'. Adesso ce n'ha 8. Adesso 8 e mezzo. Meno 6? 2. 2 anni? 2 anni. Una miseria. Apposta non si ricorda più. Apposta non si ricorda più. Questo castello del Buon Consiglio 30. È un parco così. Ci dovrebbe essere qualche attrazione qui però. Andiamo a Pialtreno. C'è un museo, capito? Mm. C'è un museo. Sì, c'è laggiù la luna parte che si muove. Ah. Andiamo a vederlo che è molto bello. Non so. Questa è l'autostrada. Ah sì. È laggiù c'è luna parte. Là c'è un merci. Una libellula azzurra. Questo sto rudere qui cos'è? Riva del Garda, torrione veneziano. Ti prendi in mezzo, cosa c'è lì in mezzo, zio? A me mi pare che sono stato ieri, invece 30 anni. Niente? Tutto rotto. A me quanti anni è passati? La stazione di Milano. A me papà quanti anni mi è passati? 6 anni. 6 anni fa? 6 anni. Matteo. Oh. È rotto allora, è peccato, quello che mi piaceva. È tipo una funicolare. Sì, una funicolare. Vedi che è cremagliera, in mezzo c'è il terzo binario dentato. Ah, che va su. Quello anni 80, vedi? Sì, sì. I colori sì, e quelli. Andiamo, sì. Niente, se no andava su lì, gustava. Andiamo alla parca? Un bel po'. Sì, dai. Giriamo, finiamo qua, gira. Sì, andiamo alla parca. Quella che stazione è questa? Questa? Milano. Ah, bella. Ho visto delle altre macchine. Non c'è un treno. Forse sta in viaggio. Gromo, stazione di Milano. Treno in viaggio. Treno in partenza. Attendi l'arrivo del treno. Freccia rossa da Roma. E quando la spia verde è accesa, premi il pulsante. Adesso è accesa quella rossa. È in viaggio il treno, vedi, eh? Niente, in viaggio, sì. Eccolo, oh. Ma forte? Sì, oh. Questo è il pendolino. Davanti fare i muti dei treni anni 70. Questo è vecchio. Sì, sì.
con lo stemma delle ferrovie degli anni 70 questo. Para lì l'erba, o gli è cresciuta. Però ancora cammina. Sì, sì. Quanto Uria è ritornata piccolo, guarda. Sì? A giocare col trenino, non pensava più a niente. Solo la scuola c'era da pensare e basta. Quanto Uria è diventa vero. Piccolo. Babbo, sempre se eri bambino, se eri bambino potresti giocare sempre. Non era bello. Babbo, quando vedi allora a noi ci viene da piangere. Sì, mi viene sempre da piangere perché ormai quello che è fatto. Cos'è il grattacielo di Milano? Il grattacielo Pirelli. Sì, sì. È molto bianco. Sì. È il Duomo di Milano, Pisa, la Ranocchia. Vai. Comunque non è facile registrare quei bambini, capito? Perché loro ti tirano da una parte e da un'altra, non li puoi riprendere, non è facile. Sì, infatti, guarda un po' una curiera travoltata perché il vento l'ha travoltata. Sì, 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 sì. È forte il vento per travoltare una curiera. Eh sì, però tanto quella è modellino. È difficile, apposta a Mirabilandia mi è venuto male il video, poi non lo dovevo manco fa, però per documentare quei spettacoli che belli, mi è piaciuto. Mica ci guadagno niente, certo. Perché c'è il copyright. Sì, sì, sì. Qui già invece non. Qui anche qui c'è il copyright, lì in te col, però te qui quel poi, teatro, no? Qui, poi, qui però invece puoi riprendere come te pare. Qui sì, posso riprendere, però c'è il copyright e là in te col teatro, no? C'era sì, quella sì, musica sì. Lì. Quindi è coperta, non ci guadagno niente sul filmato, però almeno la gente che non ci può venire lo vede. Ah, certo. Io lo fo sempre per condivisione. Però sarebbe meglio di no, Luca, lo sai? La condivisione è bella, è sempre bella, però sarebbe meglio di no. Perché? Perché l'invidia è tanta. Ah, cioè, per me non me ne frega niente l'invidia, capito? Non me ne frega niente di nessuno. Un ghiacciaio sciolto. Sì, sì. Ormai non c'è più niente in dei monti. Infatti adesso, con il sole che scolorisce, sbiavisce il bianco, è sciolto pure chi? Pure quello lì finto. Sì, sì. Una piccolina lì c'è. Guarda che roba. Andiamo più. Due. L'avevo vista lì. Vedi che si sta scrostando tutto il bianco del mondo. Non vedo. Che vecchio. Un ruscello. Magari nella realtà ancora veramente scappassero fuori sempre invece l'acqua. Invece si è seccato. Si è seccato quasi tutto dappertutto. Sì, oh. Che macello. Io infatti 30 anni fa c'ero stato, allora mi domandavo ma come sarà ridotto sto parco dopo 30 anni, intanto sempre all'aperto, acqua, vento, pioggia e tutto. Non lo giusta mai nessuno. Non lo giusta mai nessuno, la manutenzione è zero, infatti vedo che sta a cascare a pezzi, guarda, si scrosta, scrosta tutto. Sì, oh. Un macello di vetro. Si vede la vetroresina sotto. Tutto, è un disastro, un disastro sto parco. Io me lo immaginavo, come se... No, quando ci siamo stati negli anni 80 era perfetto invece. Tutto nuovo, tutto risplendeva, sì. Tutte macchinette, trenini, tutto nuovo. Tutto perfetto. È tutto rotto, sempre tutto peggio, sempre peggio. Sì, sì. Oh, cos'è quello lì, oh? Una galleria che scappa fuori, guarda, una macchina trabaltata. Quello è l'ingresso del tunnel del Monte Bianco. Allora. Dove si vede? Ah, sì, sì, vai. Questo, castello, lì? Questo è tutti i castelli della Val d'Aosta. Allora. Almaville, San Pietro, Siamo la Gomigliana, Fenis, questo è l'arco di Aosta, quindi oh, comunque il fiume ha fatto un bel po', ma è vero? Ah. I giardini l'hanno modificati, ci hanno messo quelli che non c'erano una volta, sta erba finta. Che schifo, zio! Oh. Perché, Cucce? L'inquinamento! Cucce, fammi vedere. Per essere schiato umano. Questo è l'inquinamento vero. Sì, oh! Anche nei fiumi finti c'è l'inquinamento vero, pensa a te. Mamma mia. Non ho capito quella statua lì. Monumento a San Carlo Borromeo, Arona, Novara. Come la cosa si chiama quella lì? Coma,
grattacielo. No, grattacielo Pirelli. Siete, Pirelli, siete non più della ditta Pirelli, ma della regione. Il Duomo di Milano è spettacolare. Andiamo in frigo. No, frigo. Andiamo in Lombardia. Guarda lì, stazione di Milano qua. Guarda zio, ci guarda. Guarda un po' due treni, Luca, guarda. Sì, io. Uguale però di lunghezze diverse. Sì. Cos'è, Mirabilandia? Sì, io te l'avevo detto che c'era. Mirabilandia miniatura, c'è. No, non è Mirabilandia. Guardala. È l'una parte. Siete l'una parte qua. Ah. Ma dov'è? È un po' cremona. Non è successo niente. Guarda la pista di pattinaggio! C'è le cose che si sono bloccate là. Il trenino si è bloccato. Sì, guarda, c'è una nave qua su. Laggiù c'è una nave. E c'è anche una barca. Guarda, c'è anche il cambiatore. Sì, sì. Guarda. Ormai tutti. A me non vado a dire che danno. Sì, è la pista di pattinaggio. All'interno la uso solo la roba elettronica. Ah. Perché sennò tu rimane tutto così. Ah. Dai. Non succede niente se nevica. Sì, è portato così. No, perché è una resina molto. Castello Sforzesco. La curiera, va. Che bello che si gira le ruote. Se gira le ruote, guarda come curva, va. Guarda che forte. Oh, sfiora? Bello, bello. Duomo porta San Pietro. La torre di Pisa che pende, che mai non va giù. Pure le bancarelle. Che tempio, e una miseria bello. Ponte Vecchio. Dolce Acqua Imperia. Castello Doria, dolce acqua. Che spettacolo, guarda lì, una chiesa qui, un ponte. È veramente così lassù. Il casino qual è? Non c'è, manco un pezzo. Forse quello lì che lo devono costruire. Ah, quello che viene costruisci. Oppure è andato allo sfascio, non lo costruisce ne più. Albenga. Oh, cioè, questo è il rumore delle navi qui, Rassomiglia all'Americo Vespucci, ma non è. Non è. Si vede dalla prua. C'era qualcosa, adesso tutto lo sfascio, vedi? Mamma mia. Zio, guarda, lo Scania della spazzatura. Zio Luca, un uomo. Un man. Un uomo. Castello di Pisa. La torre è un pochetto storta. Oh, guarda un po'. Guarda un po' là sopra, tutto strappato. Sopra la torre? La cupola del Duomo è un macello. Tutta finita, il tetto pure finito, qua tutto scorpellato, guarda lì che comunque anche le piante. Vedi che è un disastro. Macello, un disastro sto parco, io non lo immaginavo.
le banchine quelle rotte, va. Oh scusa, però c'è. Due. Guarda lì, tutto rotto, è tutto rotto, guarda. Sì, io ce l'ho capito. Guarda lì, un macello, la manutenzione non c'è più, sì, guarda. Sì, sì. È vecchio, sì. Cosa c'entra? Anche se è vecchio non c'è la manutenzione, è tutto rotto. Sì, non c'è manutenzione. Vedi lì che schifo. La muffa, guarda, dappertutto. Oh, tanto qui il 30 anni, conto, 50 anni che c'è. Tutto finito. Sì, dopo andiamo su quello là, eh. Sì. Firenze. Questo qua? San Gimignano. Guarda, quello là, quello là, eccolo, eccolo, ecco, va giù, va giù, va giù, va giù, no. Il vento la tira da là. La piattaforma. Perro negro. Negro. Perro negro, cane nero. Il perro, il cane, cane nero. Significa cane nero. Perro negro, cane nero. Quella è la libellula rossa, guarda. Guarda quante c'è questo livello di rosso. Negro, zio. Ce n'è un'infinità, tanto tutto lago, laguna. La Sardegna? Dopo ci sono dopo per la Sardegna. Sì. Piazza Prampolini, Reggio Emilia. Ah, dove è stato... Sì, aspetta! Duomo e Ghirlandina. Paracherosone. Modena, bello. Ragazzi! Oh! C'è un camminino di un anno! Anche il mulino d'acqua! Bello. Stracchino nonno Nanni. Ma lì per terra pare che c'è la neve quando c'è ancora il fronte, va. Vedi? Nel bianco. Guarda lì, sposta la pianta, vedi? Sì, sì. E nemmeno le piante tagli di due. Bravo, zio. Che tardi? Gabri, il circo! Quando ti fa male la pancia c'hai fame? Il circo. C'è un nemico! Un rimorchiatore, guarda! Un rimorchiatore! Mi ricordo della gita con il mammo! Cosa? Sant'Antonio de Padova! Dov'è? Ci siamo andati da zio Mario! Sì! Che ha vinto un gratta e perdi quel giorno, 100 euro. Era tutto felice, dopo lo andate a giocare e l'ha persi tutto. Mi piace le tombe etrusche dove ti dai a Cerveteri. Noi ci siamo passati col treno, questa è la necropoli che c'è, in piccolo. Ah, che c'è enorme. Enorme. Noi siamo passati alla stazione di Cerveteri. Però tocca a pagare l'entrata qui. Certo, qui sì, due giorni fa. Non c'è, certamente quando è turistico dopo non c'è più il gusto della scoperta come quella che siamo andati noi invece, no? Sì, infatti. Oh, è una cosa. Siena, piazza del campo, dove è che fanno la corsa dei cavalli due volte all'anno. Ah, che li drogano. Il palio, sì, sì. Che drogano i cavalli. Li drogano per io a primi. Sì, sì. Dopo morene alcuni. Ora le alta la torre. Bologna, la piazza centrale di Bologna. Quella là? Quella là, bello. Spettacolare la piazza centrale di Bologna. Sopra il San Luca. Quella là è il Monte della Guardia con San Luca. Le torri, le due torri, la torre degli Asinelli e la torre Garisenda. Nammiseo, io ci sono andato lì sopra, eh. Sì. Sì. Le vertigini ci avevo là sopra. È altissima, eh. Là, le mie... C'è la base, dove andate a finire il battistero? L'hanno tolto. Sicuramente, si è rotto. Ah, si è rotto, eh. C'è la base ottagonale ma manca il battistero, però c'era di solito, eh? Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio, mamma ci è venuta solo per il ricordo del zio Mario, perché siccome che gli manca il fratello che è 3 anni che non c'è più, il ricordo suo del 3° anniversario della morte è voluta tornare su un posto che c'era stata con lui, solo per quello. Pensa sennò... un po', guarda là, oh! La piattaforma piscia. Sì. Ma vuole dire? Sì. La piattaforma piscia. Sghizza, vedi? Sghizza, sì. Sgrizza. Quanto mi gusterebbe a me andare verso una piattaforma col kayak adesso. Gusta... Adesso, momento... altra settimana ci vuole. In questo preciso istante adesso. Adesso, mi gusterebbe un bel po'. Finalmente, invece qua, Roma. Finalmente Roma. Il adesso Vaticano. Pancia... Allora, questo è... Sì, adesso la pancia mi fronte perché c'è fame. Trinità dei Monti. Luca, Piazza di Spagna con la scalinata e la chiesa di Trinità dei Monti. Hai visto questo qui? Ti piace? Bellissimo, sì. Questo Roma. Poi, la Fontana del Trevi, di Trevi.
che una volta veniva l'acqua direttamente da Trevi, la portavano con le, era l'acqua de sorgente, mentre adesso invece è semplicemente a gira, Roma, sempre realtà, gira sempre quella, sì. Perché? Perché a te non piove più, perché non piove più e a Trevi non c'è più le sorgenti. Guarda le bello qui San Pietro. E questo San Pietro, il Vaticano. Io ho sentito nella televisione che ha detto la chiesa più grande del mondo, può essere? Non penso. No, sì, è vero. Sì? E la seconda è il Duomo di Milano. Ah. Le due più grandi d'Italia, del mondo, no? D'Italia e del mondo, sì. Guarda che roba, oh. Allora, il cellulare me l'hanno rubato là sotto, là. Sì. La gente dice che me l'ho perso io, capito? C'è uno che scommette 500 euro che l'ho perso io del mio proposito e no che me l'hanno rubato. Però mentre tu prendevi la banana, io mi sono girato, ti ricordi, era sopra la valigia? Sì. Mi sono girato, non c'era più, quindi me l'hanno rubato. Anche perché mi ho guardato dappertutto. Allora, se te l'avevi perso, lo trovavi, perché noi eri stati solo lì. Là telefonavi quando eri in Tavia del Papa, no? Sì, infatti. Quindi se te l'hai perso, giravi, non c'era più comunque. Certo. Non è vero che te l'hai perso, perché se sei accorto, non è che ti sei accorto il giorno dopo, era 5-10 minuti. Quindi quello che ha scommesso un milione, che se era vero quello che dicevo, me lo dava, me lo deve dare. Ti dà un milione, sì. Il lago Trasimeno. Il lago Trasimeno ha fatto un piccolo, oh, bello. Parla l'acqua però chi? Che faccio? In realtà non è così il lago Trasimeno, è secco. Ah. Non è in realtà così pieno. Poi ti pare che... cos'è quello? Fiume Nera. Magari in realtà fosse pieno così l'acqua, ma in Nera c'è l'acqua. Ma sa che è quello che c'ha più acqua di tutti. Veramente visto è così il Fiume Nera. Ancora per qualche cascata delle marmore fa, quando è aperta. Ah, ora la lì. La cascata delle marmore siamo d'accordo che è così. Perché... La gira sempre quella d'acqua lì pure. La fanno gira sempre quella. Io. Sì, allora è quello, va bene. Sì, la delle marmore. Però un tempo buttava 35% in più. Sì, sì. Io girati. Il Colosseo. Il più sacro all'Italia. Sì, il Colosseo. Questo è il cartello anni 80, è rimasto l'unico. Era nel cuscino una volta quando c'erano i piccoli noi. Che bello. Sì, io. Erano gialli quella volta, anni 80. Sì, il Colosseo vero. C'è cresciuta l'erba dentro come nel quello vero. Bello, eh? Bello. Una volta non era così in realtà, no? Era piano. Sopra lì, sotto c'era la... Adesso non si è rotto tutta la pavimentazione, scopre tutte le cellette sotto, ma una volta era piano. Pensa tu quante grotte ci sarà lì sotto, penso, in quello sì, vero. Sì. Quell'industriale marchigiano della Valle ha sborsato 25 milioni di euro, sarebbe 50 miliardi per restaurare il Colosseo vero. Pensa te, perché è proprio ridotto a macello, proprio sta a cascare a pezzi il Colosseo vero. Cassablocchi, Poi adesso qua? Ecco la stazione Termini, quella fontana di Piazza Esena, bella! E i tassi? C'è sarà pure il tassi di Antonio? Di Antonio. In miniatura, guarda lì! Però lì pure, guarda la tettoia che è così. Tettoia come c'è. Però almeno questa qui c'ha le tettoie veramente, così la stazione Termini. Sì. Siamo quasi arrivati alla fine, quasi, Che parte l'aereo, decolla! Guarda un po' che è decollato là l'Italia. Guarda come vola. Oh, questa è la ferrovia sopraelevata che porta all'aeroporto, Io cioè, l'ho presa, realtà... Io l'ho presa tante volte questa. Quindi per vedere che uno devi schiacciare qui. Io da qua sono partita la strada di via. Guarda un po' come vola. Vedi che effetto come hanno fatto quando volare. Ci viene a vedere la basilica di San Pietro? Sì, adesso ce l'hanno, quello che è importantissimo. Il piazzale est laggiù, dove che fanno via i treni scadenti, 2 chilometri a piedi che fanno fare a Roma. Infatti, quello che mi ho preso no. Sì. San Pietro. Questo va a Francesco? No, due. Nello schermo ne fatto. Dai, ah, sì. Una foto lì. Guarda, vuoi fare? Avete fatto in miniatura pure la palizzata che in realtà c'è, vedi? Uguale? Sì. Le fontane però non buttane. Quelle vere buttane quanto un diavolo, queste sono bloccate.
là una goccia. Poi quelle vere buttene sempre quella. Sì, sì, anche qui. Ma una volta anche, quelle, anche lì, adesso buttene sempre quelle, ma anche una volta non buttava sempre quella, era acqua del sorgente che veniva dai monti. Sì, sì. Quelle di Piazza San Pietro, cioè, certo. Una volta mica c'erano le pompe, doveva buttare sempre quella. Doveva buttare sempre l'acqua del sorgente perché non c'erano le pompe in auto. Certo, para un po', sta atterrato. Qui non c'è scritto, ma dovrebbe Piazza Basilica, chiesa di San Francesco di Paola. Piazza del Plebiscito a Napoli, chiesa di San Francesco di Paola. Una miseria, è bella. Non fare com'è. Qua, questa cos'è? Una reggia. Reggia di Caserta. Una miseria, è bella. Quattro cortili interni. Pensa un po'. Spettacolare. Mamma mia, chi c'è da commuovere? L'Italia, noi c'è un sacco di monumenti e non lo sapevamo, non ce ne rendiamo conto. Tutti sai. Vanno all'estero, invece ce l'emo qui. Questo cos'è? Il maschio angiolino! Il maschio angiolino, mai visto? Michele va ancora in bagno. Michele sta male, si sente male Michele pure. San Gennaro questo. Mannaggia, guarda un po' Gabri in quella capsula là, come volano. Fra poco la spara in alto. Lo sai che io è la prima volta che lo vedo in vita mia. Ma non sapevo come era fatto il Duomo di San Gennaro a Napoli. Mai visto? Oh, almeno finalmente un'idea. Lassù sopra Nerosone raffigura San Gennaro. C'è stato mai? Sì, c'è su stato, però chi si ricorda più. Guarda un po', butta all'acqua qui in tanti resti di acquedotto. Quel castello sul mare, è là in mezzo all'acqua. E questo cos'è? Un acquedotto romano qui? Sì, butta un po', ma questo è Pompei, lo. Questo mi piace un bel po' a me. Pompei. I resti di Pompei. Il ponte ferroviario sul fiume Sele. Niente, l'Italia in miniatura è stata sempre bella, ma sempre piaciuto. Il museo d'Italia. Posta le scuole, le maestre, le fanno venire qui i bambini per vedere tutti i monumenti d'Italia. Statua del Redentore. Questa invece è la Basilica di Paestum. Salerno. Un attimo. La Basilica romana. Guarda! Gesù! Quello cos'è? Rio de Janeiro qui? Perché esisteva quella statua lì? Ah, manco io. Sasso, ecco. Guarda che bello quel paese, Gabri! Hai visto il castello là sopra? Metta appunto, tavole palatine. Sasso? Ah, Matera! Io. I sassi di Matera! Eccola Matera! Rocca imperiale. Oh, ma non lassù. È Matera, mi pare. Oh, convinto che era Matera, invece è Rocca imperiale, Cosenza. Simile a Matera. No, no. Rocca imperiale e Cosenza. Chiesa di San Marco. Eccolo, il treno merci, la locomotiva. Questo cos'è? Chiesetta la Cattolica. A posto, dai. Il treno qui si sta a fermare. Allora, mio nipote sta male di stomaco, io pure sto male di stomaco, io quando mai, tutti i giorni. E chissà che cavolo ci sta più, è tutto contaminato. Adesso va a mangiare perché la fame se lo porta via, però nello stesso tempo ha fatto pure la diarrea. Poro mio nipote, non sta bene per niente. Io ho cominciato la giornata nel peggio modo possibile. Un disastro, guarda oggi, un disastro. Lui adesso sta male, adesso vieni zio. Dai, andiamo? Qua cos'è? L'Etna, vulcano Etna, quello se schiaccia un pulsante fuma. Qui castello Ursino, questo qua cos'è? Teatro Greco. Tomba di Terone, Tempio dei Dioscuri. Valle dei Templi, mulini a vento,
Duomo e chiostri. Tu guarda chi, guarda, lo zaino di mio nipote e lo zaino mio, che c'ho la roba anche per mio figlio. E nammiseo. Oggi fa 37 gradi e in più c'ho un mal di stomaco che mi si porta via. Un disastro oggi, un disastro. Che casino. Non fuma, oh! Fumo all'Etna! Cristian! Guarda, guarda, guarda che stai facendo! Ah, chiudi! Quanti ore? Sono dell'Etna! Quanta fame! Una porta aperta verso il centro della terra. Quella è una porta sempre stata aperta. Hai visto? Una porta dimensionale. Sempre aperta per far uscire i ibridi. Penso te. No. Catania. Catania. Il teatro greco di Siena. Marsala, Marsala, bello, dove ha sbarcato Garibaldi. Marsala, infatti ancora c'è il cannoce. C'è il cannoce? Sì. Monumento ai mille, sì, per davvero. Oh mamma mia. E i mulini a vento di che zona è? Mulini a vento del Trapani. A Trapani c'è il mulini a vento, penso un po'. E queste cos'erano? A Trapani c'erano le tonnare. Queste le tonnare oppure saline. Guarda là cosa c'è, oh. Stacca. Guarda tutte alghe là in mezzo. Guarda, pare che sta venendo oltre a macchia d'olio quelle alghe, che si sta impadronire tutto. E lì pure vedi il marciapiede sta a pezzi, vedi? Eh sì, tutto rotto. Guarda che bruco! È bello il bruco, Luca, lì. Veramente, è gusta. Bruco, sì. Lì gusta, Ti immagini un treno così sopra tutte le città? Ma c'è in Giappone se cose così. È una rotaia, c'è. L'ho visto in tutti i film. Posto. In America, da qualche parte. Gusteria in tutte le città d'Italia pure. Sì, ma... Oh! Quello gli ha toccato! Quella? Quello con la macchina. L'appunto. No, quella lì è una bravo. Ah, quella ha toccato un tel muro, sì. Fortuna che c'era il parapetto, se no ora che scavano sotto. A tutti questi tocca fare una. Con la striscia! Oh. Quel furgone arancione! Sì! Guarda un po' il trattore! Sì, l'abbiamo visto prima! Perché sta a costruire la strada per andare su l'Etna! Allora, almeno poi bocchine direttamente dentro nel tubo nell'apertura dimensionale! Operaio. A Cagliari sono stato, sì! Bueno. Sì, sono stato a Cagliari! Sì, sei stato veramente in questo santuario di Bonaria! Non credo dentro, però di fuori sì! L'ho visto, sì! Operaio! Ho visto prima una nave vandalizzata! Tutta rotta. Oh, questo cos'è? Un acquedotto. Castello di Cagliari. La torre dell'elefante. Non sai che c'aveva? Viaggio nuragico. La diga, guarda. Invaso delle Flumendosa. Muoro. Guarda l'acqua, oh. La diga! Butta fuori dalle feritoie da sotto, vedi? Quella come volta. Come nella realtà, è proprio pure delato. Come la realtà di quella volta, anni 70. Sì, sì, quando è stato fatto il parco, sì. Vandalizzato. È tutto vandalizzato, oppure sì. Scoperchiato da un tornado, un tifo. Guarda un po'. Si è spaccato il tetto, guarda. La macchina, guarda. La macchina è spustata. La macchina lì è andata finita la roccia e se n'è a posto, fuori strada. È andata giù. Quella là pure un macello, guarda tutta la roccia andava pure quella là di carabinieri. Guardate un po' quello là. Il furgone della polizia è cascato giù là. Sì, pure lì, oh, niente. Guarda quella 500. Quella guarda un po' la lancia tetra integrale bianca. Sì. Guarda un po'. No. Operaio. Che bello con la nave lì, oh. Guarda pure quella casa lì, col capannoncino. Quello allora, ma che buco lì. Guarda, uno è cascato e ha preso un infarto e crepato. Sì, oh. Guarda un po'. Guarda lì, quello è cascato. Guarda, operaio. Ma lì una bomba ce l'hanno buttato, guarda operaio. Che buco. Sì. Mamma mia. Oh, lì, lì, te quel pezzo di palazzo la là. Macchina. Si è spaccato. Che macello. La fontana lì non butta più niente, è tutto rovinato. Come raffigura l'Italia com'è in verità, eh. Un macello. Guarda questo... che buco.
so! Raffigura veramente con me l'Italia. Sì, oh. L'Italia è lo sfascio, l'Italia è miniatura pure. Tutto qua. Pure tu, le strade, va. Tutto uguale proprio, vedi? Tutto qua, il terremoto, qua, tutto, macello, com'è in realtà le strade d'Italia, tutte pure. Sì, 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 sì. Mamma. Oh. Tutto scoperchiato, dai, andiamo sul treno. Certo che per noi è un effetto, perché l'Emovista 30 anni fa, quando era nuova, nel piano dello splendore, la vedeva te che è un macello, l'Italia in miniatura. E lo stesso l'Italia. Noi abituati negli anni 80 l'Italia era un bijou. Adesso invece è un macello. Villaggio nuragico. Barumini. Torre. Impianto minerario carbonio. Sì, mamma. Questa è la chiesa Cristo d'Imperia. Non mi sa che chiesa spettacolo. Chiesa d'Imperia. Ti piace, Gabri? Sì, infatti è fatta stile quelle chiese, guarda. Tipo la chiesa di San Basilio a Mosca. Ah, che bella. È cresciuta tutta erba in mezzo. Sì, 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 sì. Comunque un po' deluso io, Sì. Perché me lo ricordo quando era nello splendore, capito? Sa. E poi costava di meno, quella volta costava 10.000 lire. E non c'era il parcheggio a pagamento? No, era tutto gratis. Si pagava solo 10.000 lire. Adesso invece 23 euro, che sarebbe 46.000 lire, uno che non c'è pensi, ma... L'ingresso per una persona sarebbe 46.000 lire. Sì. Quindi, e poi il parco è tenuto peggio di quella volta, quindi, boh... Sì, sì. Una delusione, no? Certo. Nino, pulizia! Pulizia! Sì, guarda, qualcuno c'è morto qua! Persone per terra! Pure quelli là! Vandalizzamento! Quelli è morto. Vandali! No. Tutti i vandali, guarda! Un palo è sfondato! Sì. Il palo! Allora è il giorno degli zombie! Sopra! Anche là tutte persone sopra morte! Il tetto tutto scorticato, c'è piovera poi pure dentro! Di là sì, c'è pure. È un macello! C'è pure la panchina del capitano! Tutto abbandonato, sì. L'acqua intorno non c'è! No! Sì, che disastro! Che macello! Perché quel furgone sicuramente vedi che è storto, gli manca una ruota, gli hanno rubato una ruota. Si è schiantato. Che disastro. Più la panda. La panda pure un macello, vedi? Guarda, quella furgoneta. Guarda un po' le casette lì. Una chiesetta. Villaggio alpino. Da qui. Tutto rotto, le macchine. Guarda, tutte rotte, consumate al massimo. Il guardrail non c'è più. Guardi, Il guardrail non c'è più lì. Non c'è più per niente, no, guarda. Non c'è più, sparito. No, sparito. Ah, là si è sfasciato, si vede. Ah, là è sfasciato, guarda l'Italia in miniatura come deve essere. Le stazioni completamente abbandonate come nella soppressi. Come nella realtà delle stazioni italiane che è proprio allo sfascio. Vedete tubi che scappano fuori. Sì, sì. Come quelle vere, proprio. Sì, sì. I treni fermi come nella realtà dei fatti delle ferrovie italiane, che è un macello. Sì. Le strade tutte piene di buche come le strade italiane. Insomma. Smudellate. È un macello. Io, I tralicci è storti. Finiti, non c'è più manco i fili, va, Ma... È finito tutto. È finito tutto. Ci guarda i tralicci, non c'è più per niente i fili, tutto sbudellato, Però almeno i treni che camminano. Solo i treni ancora camminano. In rilento però ancora cammina. Tutti sbudellati però ancora camminano, Veneri sventrati! Pure quelli non è possibile, a posto, allora siamo alla fine del tutto. Pure i carabinieri basta, in vetro. Ma basta, finito. Tutto rotto. Tutto rotto. Pure hanno vandalizzato pure la macchina dei carabinieri, Ci pensa? Le cose là stavano giù i pezzi dei muri. Cos'è? Quello lassù, cos'è? Pare un trampolino di lancio dei giochi olimpiadi invernali, sì, sì. Vero? C'è un abbandono! Tutto aperto, guarda quella corriera! La strada sta venendo sui pezzi, guarda, Un macello, guarda l'asfalto! Tutto rotto come nella realtà! Le fontane non funzionano più! Le corriere abbandonate, il disastro! Come è la decima, È la decima! 10 corriere vandalizzate! Il castello di Udine. Come fare a disimpiati con la casa? Due colonne gli manca! Due colonne gli manca, Come fa a reggerci? Mancano due colonne, fra poco crolla su se stessa! Se cade tutto si spenta sotto! Mia. Guarda lì che macello! Il castello del mio. Il fango! Oh! E che fa? Porca miseria! Il cappello! Il cappello! Zio Mario. Il cappello del zio Mario! Quello che sarà perso giallo, quello che sarà giallo. Perso quelli dalle miniature. Oh, una miseria, lupiamo, no?
E come fai a piarlo? Cavoli, dobbiamo prenderlo assolutamente. Oh, una miseria. Ma come si fa a piarlo? Lui le ha perso la capi, che dopo questi non lo pigli più. Come no? Aspetta, levati, Gabri, levati. Te faccio mamma, male. Mamma, da quant'è? 3 anni che sta a mollo lì. Levati, levati. È 3 anni, 4 anni, quant'è? E zio Mario, sì. Sì, sì, una miseria, la ricorrenza della morte del zio, troviamo il cappello suo, oh. Dopo tutto questo tempo, ni sciuscia pulito, guarda la crascia lì che c'è. Che mascello! Che mascello lì, cosa è successo? Ma là invece c'è un corosetto di una bambola, zio. Il cappello del zio, tuo pillo. Che schifo, dopo 3 anni. Ma sei sicuro 3 anni? Mi fio, c'è quasi 3 anni, adesso è 8 e mezzi. Quant'è? Dopo 6 anni! Cosa stiamo a Dio? È l'apostasia! Sì, perché no, tu prima hai detto 3 anni, invece 6 anni fa è stato! Quanto che puzza le ma! Io lo butto qui, eh! Il cappello del mammo, fallo vedere a zia! Aspetta, mettemolo chi? Fallo vedere a zia! Lo metto chi? A zia Clack la fallo vedere! Fallo vedere a zia! Dai! Sì. Siamo mamma, il cappello del tuo fratello! Oh, il cappello del zio, zia! Te rendi conto dopo tutti questi anni? Lo metto chi, eh? Mamma mia! Sì, era il suo, era il suo. Giallo suo, tutto scolorito che c'aveva. Guarda, c'ha il pesce. Sì, sì. Ah. Penna miseria, era il cappello del zio. Ma tanto lo mettete? Lì, lo lasciamo lì. Ah. Ti rendi conto? Dopo tutti questi anni ni sciuscia pulito lì, oh. Viene qui e lo vede lui. No, lo portava a città membro, lo lava, No. Penna miseria, che roba. È proprio... Sì, è surreale! Sì, ti rendi conto in un parco giochi Nisciuccio ha pulito mai lì il cappello, è rimasto lì anni? È 6 anni che non c'è pulisce più nessuno qui. Mamma! Porca miseria, è surreale! Vabbè, sì. Non lava, via! Senti se ne sa ancora di testa del zio. Dopo 6 anni che sta mollo in tell'acqua, mi sa che ormai è svanita la testa del zio. Infatti, dai, sciacquolo! Sì. Sciacquolo. A posto. Puzza? Senti un po'. Tanto... Puzza dei pesci, ho sentito. A posto. Mamma mia. Come vedeva? Questo è un ritrovamento storico. Ah? È eccezionale del ritrovamento. Sì, oh. È pare impossibile. È una cosa impressionante. È una cosa... Il pesce del zio Mario. Miseria. Dopo si è incazzato che non lo trovava più. Quanto ci ha avuto da fare sul cappello? Sì. Pensa a te, oh. Dopo 3 anni dalla morte, volevo dire, no? Però se l'ha perso 6 anni fa, il mamma. Ancora stava lì. Ma chissà tu se l'ha perso, dopo le correnti l'ha portato lì, perché tanto il vento, capito? Ma lì c'è... Non c'ha pulito. Al Golfo di Trieste l'abbiamo ritrovato questo. Al Golfo davanti al castello di Miramare, praticamente, lì. Na miseria. Pensa a te, oh, il mammo. Oh, dobbiamo dire una preghiera, zio, eh. Perché abbiamo trovato il suo cappello dopo 6 anni. Poi il numero satanico 6. La ricorrenza de... Del sesto anniversario di quando siete venuti qui, nel 2010 ultimamente. Il mammo. Pensa te, oh. Mezza culo rubaccia, culo schifo. Che non c'è, tanto non si pulisce nessuno lì. Allora l'eterno riposo, dona zio Mario, signore. Risplendi a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Porca miseria, però. Ancora non c'è po', fammi sentire. La peste di... le puzza. Non si sente più la puzza di zio. La puzza della testa. La puzza. Ma della zio testa. Se lavava la testa con la schiuma da barba. Con la schiuma lo da barba. Lo spirito e la schiuma da barba. Con la schiuma da barba e lo spirito se lavava la testa il mammo. Porca miseria. E poi lo spirito che brucia, quello che puzza. Quello 90 gradi, no, quello. Però non si sente più, dai, dopo 6 anni che stava mollo. Mi sa che no, mascella. Non si sente più la testa presidenziale, no? Io per te dicevo quel cappello non lo ci ha messo dentro il fango come era stato in questi 6 anni, no? Invece te ci ho avuto il coraggio di scavalcare bocca dentro ed andare a prendere, oh. Sì, perché un reperto storico del zio non si può lasciare perso così. È vero, poi noi oggi siamo venuti proprio in ricordo di lui ai 3 anni dalla sua... dal decesso del zio mammo. Dalla zombità, però... Zio, e dovemo noi commemorare zio anche andando per l'ultima volta in assoluto nella nostra vita al lago di Pilato, che lui ci vuole andare un'altra volta. E quindi in onore di lui dobbiamo fare questa sfracellata. No, lui ci voleva andare un'altra volta se c'era un servizio di elicotteri che ce lo portava. Ah, però lui noi a piedi non ci voleva però andare più. In onore di lui e al suo ricordo ci dobbiamo andare a tutti i costi.
Sì, per forza, poi percorrendo il tracciato che mi ho percorso con lui quella volta. Che dopo alla fine, l'ultimo metro del percorso, si è slugato un piede. E da quella volta non è stato più bene. Poro zio. Bisogna ripercorrere lo stesso tracciato che mi ho percorso quella volta con il mammo, in suo onore. Quindi il tracciato da Forca di Presta a Rifugio Zilioli, Sella delle Ciaule e Lago del Pilato. Però lo dobbiamo fare tutto, lo dobbiamo documentare tutto, no? Come nel 2003 come ho documentato solo un'ora. E lì comunque... a costo da fare 20 ore di registrazione. E io volevo dire, no, la registrazione che abbiamo fatto, quella volta non l'abbiamo registrato quando c'era zio, quindi quella volta, manco via no, cassetta perché... a mano, niente. Beh, solo... via cassetta non ce l'avevamo la cassetta, ma sateci. Quella volta c'era anche Loris quel giorno con zio mammo, mi pare che non abbiamo registrato niente. Ma state no, infatti. E dopo la seconda volta che siamo stati al Monte Vettore, pure solo a mano, non c'è il video. Solo audio cassetta. Non c'è niente, quindi questa è la prima volta che registriamo con... La mentre il tracciato, il percorso da Foce di Monte Monaco, ce l'emo la registrazione via video. Sì. L'emo fatta via video nel 2002, l'emo fatta il video. Dal percorso che abbiamo fatto col mammo non ce l'emo mai fatta. Che due foto, sì, ci fanno due foto. Dopo un po' quando mi fanno sentire, ehi bruttoni, mi faccio una foto e dopo ci fanno. Ho capito. Però costa, mi pare, 5 euro è una. Ma guarda che non la dico, forse. Ah, certo. Vuoi decidere? Quindi Venezia. Venezia è in miniatura, però è un po' più grande di quella che c'è là. Ah, che bello. È un po' più grande. E poi se per arrivare lì c'è tutte monete. San Marco Rialto. A zio Mario questo gli è piaciuto un bel po', vero? Sì, a zio Mario tanto. Oh, se fosse chi non c'è il copyright? No? Sì, c'è il copyright. Pure queste antiche? Sì, guarda, c'è pure le fermate della gondola. C'è pure le fermate. In questi momenti, noi fantasmi di Venezia, ci godiamo il dolce sogno del... Bello! Casinò municipale. Io non posso parlare per loro. Io sono il fantasma di Giacomo Casanò. Senti, Gabbo. Forse ci vedrete. E forse vi vorrete aiutare. San Marcuola. Santa Marcuola. Io sono in questo luogo. Sono figlio di un principe. Sono santo. Mettetemi la maschera. Che bello, guarda la gondola. C'è sempre un visitatore famoso da festeggiare. Fate finta di essere voi. Anch'io sono un impostore. Sono un figlio di attrice. Su, mettetevi la maschera. Ma non ce l'abbiamo la maschera. Te, Gabri, c'hai gli occhialini. Ah, io ce l'ho. Ce la mettessi la maschera. Anche per i fantasmi c'è sempre un visitatore famoso da festeggiare. Fate finta di essere voi. Anch'io sono un impostore. Sono un figlio di attrice. Su. Gabri, guarda qua, Michele, mettetevi, vieni un po' più la vicino. Maschera. Gabri, guarda qua. Anche per i fantasmi c'è sempre un visitatore famoso per festeggiare. Fate finta di essere voi. Anch'io sono un impostore. Sono un figlio di attrice. Su. Guarda chi, pare vero. Pare vero. Il ponte di Rialto, sì. Il ponte dei innamorati. Stazione Rialto. Il ponte dei sospiri è più in giù, alla fine. Attendi che qua fa pian colpo, quindi state allerta. La foto fa pian colpo. Ah. Dopo il ponte, quindi state allerta. Fa pian colpo. Passa. Guarda Luca, sì, Gabri. Siamo sulla laguna di Venezia. Fabbriche nuove. Fabbriche nuove. Penso un po' il mammo quella volta. Quanto gli ha piaciuto. Fai i miei colpi, zio, sta attento. Ho proprio il cappello. Vedi che ci ha portato lui. Infatti, ho pure il cappello. Te pensa, era sempre incazzato, sono partito incazzato io stavolta. Zio, qua. Zio Mario ha detto, hai preso da me, hai preso. Qua dobbiamo fare la foto. Ciao, bruttoni, vi faccio una foto, look at me. Ci fai pure la foto, bruttoni. Cos'è, si è rotto pure il flash lì? Sì, tutto finito. Pure il flash si è rotto. Ma
No, c'era il flash? No, era rotto davanti. Però c'era, c'era, funzionava, però è rotto. Guarda lì, oh, visto l'erba è cresciuta ante il palo. Poi il palo anni 60, azzurro? Sì. Palazzo Grimaldi. Grima, Grimani. Ah, non stai più male, meglio. Mi hai fatto preoccupare prima. Guarda lì che curva, oh, che bello. Oh, dai, è rovinato un po' lì. Dove, oh? Sì, sì, è scoperchiato lì. Questo qua è tanto che c'è, favore. Tutto rotto? Sì, questo qua è tanto che c'è, veramente. Ciao, Bruttone, mi faccio una foto, look at me. Non c'è nessuno. Eh sì, guarda, fa le foto pure a chi non c'è nessuno. Ah, le fa anche che non c'è nessuno? Sì, sì. È in decadenza, stai. Poi lì si è scancellate pure le scritte, non si conosce più niente. Dove, oh? Lì, guarda. Due? Vedi quel coso. Ah, sì, lì. Sì. Sai che c'era scritto? Che è tutto da restaurare, oh? E poi anche l'acqua era più alta una volta. Dici? Sì. Guarda. Sì, 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 sì. Guarda dove arrivava l'acqua una volta, veramente. Mezzo metro? Sì. No, mezzo metro. No, un po' più di 10 centimetri di meno. Quello di Venezia. Qui invece in questo viale qua rimasto sempre uguale. Oh, comunque. Di Venezia. Come, Michele? Questo canale qua rimasto uguale. L'altezza dell'acqua, intendo. Sì, sono uguali. E poi guarda, pure là non c'è, lì è più alta, qua è più bassa. È calda l'acqua. Siamo quasi arrivati. Guarda lì, ho la chiesa. Ciao. Che bella. Ciao, ciao, ti vado zia. Ciao, ciao. Oh, lo sai che avevo ritrovato il cappello del mammo? Se l'hai aperto. Tempo, Tempio Santa Maria della Salute. Dentro un lago, no? Oggi l'hanno ritrovato, giallo, stava fuori. Sì, qua c'è la foto. Oh, raga, c'era, fa la foto qua, c'era, fa la foto. Qua stava lì. Qui c'è qua. Zia! Zia, la foto. La foto. Guardatemi. Vi faccio una foto. Ciao. 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 Faccio una foto, eh. Perché hai Sì. Più o meno, è una ranocchia però. Stai meglio, sì. Mi è piaciuto. E beh, questo pure lo devi disinfettare perché dopo 6 anni e mollo. Sì, 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 sì. Ade, ade. Basta, no? Sì. Il leone sì, 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 certo. Oh, beh, qui c'è di stata a Piazza San Marco. Sì, c'è di lì. Quella volta, sì. Infatti, infatti 6 anni fa, che sono stati, guarda lì, crollata la luce, va. Lampione, dove? Lampione. Non ho visto, ah, sì, sì. Pure quello adesso. Sì, sì. Siamo qui in piazza. Sì. Zia, vieni. Questa le posso piacere. Quella che cosa. Ci siamo stati qui. Quello cos'è? Il Duomo di Siena? Pare la faccia del Duomo di Siena. Mi pare di scivare un po' da strega. Oppure no, oppure una chiesa. Secondo me si deve ricaricare l'acqua, vedete, spruzza. Para, para, suona il campanello, Gabri, guarda. Tutti inginocchiati. E ora preparate il sedere e a tutti un bello sculaggio. Oh! Ma chi ha padre? Oh! L'acqua! Schizza l'acqua, ma ha chiappato in pieno! Guarda lì come sghizza, oh! Basta! Allora! No, perché? Gabriele, non dal treno, perché mi sei arrivato! Guarda lì le sghizza, oh! Allora!
scusa. Robertino! Ma qua siamo carenti di grassi animali. Lei deve mangiare 2 etti di salame al giorno e un piatto abbondante di tortellini col burro e salvia. Beh, la salvia non importa, ci metta tanto burro. Vai vai, oh, se ti avanza un po' della cura, portala a me. Appoggia la mano al sensore, così, bravo. Oh, dunque, arrivo, arrivo! Fosse facile aprire questa finestra! Rissa! Rissa! Bravo! Ma com'è pallido! Faccia così, prenda 2 bistecche di manzo a colazione e rosso a merenda, tutti i giorni, per 3 anni, e poi torni qua. C'ha ragione, dottore. Ciao. Buono a trovarmi, Vabbè. Togliti le briciole dalla bocca. Vabbè, te vieni a trovare. Eccoci qua. Ciao. Per la visita, vero? Ciao. Accosti la mano al sensore che le do la ricetta. Dai. Pinocchio. Lo ha Pinocchio con Geppetto. Pinocchio. Ecco, è la più divertente. Mangia fuoco, il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe. Dimenticando i consigli del mio padre. La fatina, è bella. Ma è un zombie. Qui quando l'hanno provato a impiccare, però non l'hanno fatta perché è diventato un burattino. Qui è andato in galera, prigione. Pinocchio, ma sei finito in prigione? Bella la ruota! Hanno legato alla catena di Melampo. Guardate, il fantastico. Ah, qui che diventa asinello! È andato nel paese dei balocchi! Pinocchio e l'amico di Cignolo trasformati in 2 asinelli. La balena che c'è, Geppetto! Che bello! Finalmente Pinocchio ritrova la sua. Guarda lì! Bello Geppetto! Eccolo qua, col tonno! Hai visto? Hai visto la balena? Penso questo è 30 anni che la dovevo fare, oh, mamma mia! Perché quella volta la stava venendo a fare, non era ancora in uso. Negli anni 80. Babbo! Oh. Dopo andiamo in quello lì con i scivoli. Vabbè, dai, vabbè. Tipo il Niagara. Sì. No, prima. Sai meglio. Non si sente niente. Ah, si è spaccata la cassa. C'è un buco. Sì. Pure quella, oh. Pure quella è rotta. Ah, la Pinocchio, non siamo stati a te. Oh, la Torre Eiffel, non l'abbiamo visto. No. Sì, io dopo dobbiamo controllare altri incidenti. Che bella reggia là. Non ci siamo stati con un pezzo mio qua. Qua sci però. Sì. Tutto quell'altro pezzo ci siamo stati. Sì. Chi il cappello del mammo? Sì, pensa un po'. Nessuno, ma tanti conto è rimasto lì, nessuno l'ha preso. Ma che fare la gente? Passa. Se non è la tenore non lo so. Io, quella ruota lì raggiunge i 55 metri di altezza. Quella ruota lì dell'acqua tutta mezza sporca. Dopo da morì allora. Sì, dopo di Zeno, Chi la fa la palla lassù? Ah, chi la fa la palla? Lì fino a 55 metri arriva. Ma io giù. Sempre alla vostra sinistra, in una parte delle scienze. Vabbè, famo un Niagara, dai. No, facciamo prima quello delle mongolfiere, che ci sta più vicino. Vabbè. Prima quello delle mongolfiere e poi questo. Sì. Poi usano la scienza che è bellissimo. Vedi, volete a casa? Ecco,
Para la grascia o la zuzzura, Luca, va. Oh, para la zuzzura là dentro. Che schifo. Para dentro il lago. Che schifo davvero. Sono l'Italia. Tutto zozzo, pure un pannulice, oh. Sì, oh. Ma dai, alla certa ancora. È vero. Ecco, la vedi, si vede l'Italia, oh, nella forma proprio. Lo stivale. La Basilica di San Pietro richiese 6 mesi di lavoro con un'equipe di 6 persone. Per realizzare il Colosseo occorsero 4 persone e 4 mesi di lavoro. La riproduzione di Piazza dei Miracoli impegnò invece un'equipe composta da 4 persone per 6 mesi. Per non parlare del Duomo di Milano, che richiese oltre 6.000 ore di lavoro. 6.000 ore di lavoro il Duomo di Milano per farlo, Capri, capito? Ah. Sono abituato. Guarda le gustave del treno vicino. Sì, sì, sì. Questo non ho capito perché sarete. Infatti, c'è degli occhi. Ma ti fai guidare, zio, quella moneta la fai guidare. Ah, ah, ah. Cioè, mi raccomando, mi fai guidare. È più grosso di tutti, oh. No, il porco. Il porco. Il galeone. Oh, ecco come si chiama quella nave. Il galeone. Già. Il ragazzino. Ci siamo fermati prima. Adesso andiamo verso quello con il mongolfiere. Una macchinetta si è scapottata! Ho visto, lì era! Il Monte Bianco! Oh, che... Qui non ci siamo andati! Gigante. E tu che c'è l'auto, c'è la... c'è la... la scuola guida! Ah sì? Come fa il gioco? No, no, c'è una carina per me! PlayStation 3! Oh, quello lì, quel gioco lì, ti piace, Gabri? No, no, Gabri, della no. Corda, no. Guarda quella bimba, si è legata, hai visto? Sì. Della corda. Sono come i pappagalli sotto, raga. Ci andavano pure i pappagalli qua sotto. Dove ho? Ah. Qua sotto qua. Ti consigliamo il ristoro pizzeria Monte Rosa a due passi dalla stazione del Covadonna. Ah, gioco d'acqua. Quello lì facciamo per ultimo che è bellissimo. Vabbè, chi c'è scritto? Bello, va. Si vogliono molto bene, guarda lì. Le belli. Para Luca che pappagalli anni 80. Innamorati. Innamorati, oh. Para le belli. Si vogliono bene, eh. Guarda lì. Questi stanno separati. Cosa mangeranno di? Guarda lì, oh. Cosa se sgambieranno in te la bocca? Una,
Che belli. Che belli, innamorati capri, li guardate bene. Ah, è vero. E una miseria. Guarda tu, guarda quello là. Reparto incubatrici. E lì la posso muovere, no? Mm-hmm. Là dentro, cioè, la madre che c'è? La madre, sì. Posso vedere anch'io. 372 gradi. Le uova di pappagallo. Stanca zia. Insomma, così così. Gira la testa. Vabbè. C'è stata qui la zia. Dai, davvero. Quella. Si alza fino a sopra gli alberi. O sembra la città dei balocchi, chi? Come no, del Pinocchio. Si alza fino a sopra gli alberi, si alza, Grande, te. Sì. Allora, no. Le mongolfiere. Il cappello, levo. Guarda Luca le tribola. Luca Tripoli, quello di chi? Del ferro. Luca. No? Oh, questa è una giostra anni 60, guarda lassù. Tu ce la fai quello lì dei tronchi che ti sghizzi tutto quando devi giù. Ecco, dopo bella. Ma no, un altro che l'ha giù quello. Ah, quello lì non come me ne frega. Ah, aspetti, giù tu. L'ho fatta un'altra volta. Zia Claudia, aspetta giù per quello dei tronchi. No zia, perché? Non ci aggruppiamo tutti. Dai che c'è bocca, no, voglia. No, no, no. C'è 8 pezzi, c'è 8 stringhi, sì, 8 posti. Ogni posto la fessurina. 8 volanti. No, no, no. E volante. Usa un bel po' qui in alto. Un bel po' qui in alto. Che peccato, già finito tutto. Guarda, tutti gli alberi iscritti al massimo. Guarda lì le incisioni, si pori alberi. Poretti. Poi tutte scritte de sentimentali, no? Che non servono a niente, guarda io. Tutti graffitati, vaporini. Oh. Pori alberi, poi quelli là pure peggio, eh. Mamma mia. È un macello, si pori alberi. Guarda i cuori, io. Guarda qui che schifo. Povero albero, qui ci hanno messo. Pure qui! Un liquido di alien! Che hai fatto con quel liquido verde? Cos'è? Xenomorph! Xenomorph! Ah, Xenomorph! Guarda che roba! Che poveri guarda, alberi! Guarda zio, quando si secca fa finta di essere sangue! Un disastro! Andiamo, là, ci siamo! Pure gli alberi, oh! Tutti graffitati, tutti scritti! Dopo vedi, lo vedi? Evidentemente qui? E il graffito non era così grosso all'inizio, è piccolo. Si è gonfiato, l'albero l'ha gonfiato. Perché l'albero sta male quando si fa ste robe. Si automedica, sì, si autocura. Penso a te, questa è una cicatrice dell'albero, vedi? Tu pensa poro albero. Che macello. L'ingratitudine proprio al massimo. Pure lì. Pure lì. Eiffel, Gabri, guarda la torre Eiffel. Hai visto Parigi? Piace? Sì. Alta 300 metri. Quella lì? Finta? Quella vera, 300 metri. Scotta tanto qua su in Emilia Romagna, Da dove? No, di meno, Pare che scotta di meno, no? Oh, sempre qua! Adesso finalmente nell'imbarcazione. Oh, là che c'è, ora? Ah, c'è... Col coso lì che va su a 50 metri, ma non è aperto. Non è aperto, dici? Perché lo volevi fare? Sì. Sì, a me pure mi gustava. Ed era una fiondata lassù. Oh, è tutto vuoto.
È chiuso questo? È chiuso, è chiuso. E qua si entra. È chiuso. È per maltempo. Sì, chiuso per maltempo. Tempo è bello. Guarda che tempo che c'è. Il sole spacca le pietre. Oh, finalmente questo. Questo mi piace di più di tutti. Oh. Però non si può usare la videocamera, purtroppo. Perché chi fa la fotografia? Luca, c'hai paura? Sì, io. Perché non è, non c'è le rotaie sotto, vai con l'acqua. Dai. Sta. Adè, il primo scivolo, poi quell'altro più alto. Uh-huh. Guarda le rapide, oh, che bello. Certo, è messo in maniera tale che... Ma ce n'è uno qua, adè? Sì, adè, fra poco andiamo giù. È un pezzo in là, eh? Sì. Perché è più lungo da quella mia gara, Sio? Sì. È più lungo il percorso, non è più per me. Sì, perché si forma tutte queste rapide, eh? Quello. Sio, se è una più alta. Non è però tipo, non è montagne russe, le montagne russe invece dov'è che sta? Oh. C'è il trenino montagne russe, tu sta? Montagne russe non c'è qua, eh? Dove sta? Mirabilandia? Ah. Sì, adesso la prima di invece mica è Fiabilandia, proprio più da bambino al massimo Fiabilandia. Andiamo lassù, pensa un po' che... Sta tranquillo! Guarda quanto va su! Guarda quanto... Gabri, non te girà sempre! Fa. Guarda quanto andiamo su alti, oh! Oh, San Marino si vede da qui! Sì, sì! Guarda che roba! Oh, 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 oh! Guarda che siamo alti, oh! Mamma mia! No, no! C'hai paura, Lu? Guarda che roba! Ho una miseria. Eccola, è arrivata. Ecco, ti astringete forte, Gabri. Il salto nel vuoto. Oh! 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 Che roba! Che sta fuori riga. Il trampolino olimpico. E poi guarda quello là invece. Questo qua non lo so cos'è. Ah, la pista da sci. Olimpico del ghiaccio. Ah. Quante robe c'è nel mondo? È da vero. Visitare. Eh? Sì, è vero, zia. Guarda, spara che posso scalare. Spara nel ponte. Sì? Monte Cristallo. 3212. Oh, adesso dove andavo? 16. Mezzi di euro. Mezzi di euro. Un attimo, c'è il testino di lavaretto. Guarda lì che reggia. Castello del Belvedere Superiore. Vienna, Austria. Qui non c'è niente di incidenti. Però nella fontana non può essere uscito. Sì, butta poco. Butta poco, una volta era di lei, era messo meglio. Dai, sì, andiamo a vedere. Le bellino. Uno sverzello. Ah, un po' qui. Lo sverzellino. La strada, perché vedi lì c'è col gradino poi con la... Guarda Gabri come se l'ha, hai visto? Sì. Le beggigio. Lo sverzello. Il cuoricino. Oh, sì, io l'ho visto. Lo sverzellino. Sì, io. Oh. Sverzello. Adesso va asciugare. Sì, guarda, è il dio del tempio. È il dio del tempio, guarda l'uccello. È il dio del tempio. È il dio. Castello di Neuschwa. Guarda le bello. Qui cosa c'è? Castello di Neuschwanstein, cioè io penso che ci sono andato mia madre e mio padre, io no. Castello di Neuschwanstein, Germania. Che quando sono andato con la virus sono andato, sì, però io no, io spero. Guarda che bella sta fontana, chi... chissà cos'è, non c'è scritto niente, tutto rotto. Ecco, c'è scritto zia. Trocadero, Parigi. Ah, Parigi. Oh, tutta rovinata questa! La fontana del Trocadero Parigi. Che macello sta povera fontana. Che macello. Che... Un macello, Che disastro, Sì. La storia però è bella lo stesso. È carino lo stesso. Era bella quando era nuova. Allora, la Torre Eiffel. Le tartarughe.
Frutti maledetti! La pompa centrifuga utilizza, come il nome stesso suggerisce, la forza centrifuga impressa dall'acqua. Guarda che roba! C'è un mulino all'interno che spinge l'acqua in alto. È quello che ha utilizzato nei pozzi anche dei campi, dei contadini, tutto. Ah, sotto immerge nella pompa immersione, è una pompa centrifuga. Manuale. Il motore elettrico mette in moto sta centrifuga e l'acqua viene spinta su nella conduttura, va finita nella cannella. E come facevano i contadini i fiaschi di vino con il soffio, sì. Con la calza, anni 80. Sì, sì, che c'era il soffio. Questo? Guarda quanto va giù. Imbuto gravitazionale, guarda. Ah, prendila un po'. Sì, ma cavolo costa. Forte. Guarda che roba, oh. Che bello. Bello. Guarda come va giù sti affari, oh. Come fai a capire? Come fai a capire quanto peso? Guarda, andati giù con gli affari, ma i diavoletti scendono perché salendo sulla piattaforma si fa aumentare la pressione nel liquido. Una spiegazione più dettagliata è riportata nell'esperienza con un solo diavoletto di Cartesio. Qui sicuramente le maestre e i maestri spiegano tutto. Sì, sì. Invece qua c'è il peso. Ah, vediamo un po' come fa. Ecco babbo. Io 75. Provo un po' io, sa le scarpe, videocamera e tutto, leva un chilo. Mamma mia, non peso più niente. Non 70. Mi sono dimagrito pure di più. Pesavo 74, adesso 70. Oh. Sto sempre a diminuire. Moro. Sì. 70 e 75.
Invece io sto a diminuire meno di te. Io comunque devo raggiungere 70 e sto vicino, dai. Però io peso troppo poco. Te invece poco. Troppo poco. 70, troppo poco, sì. Te sei alto quanto Gesù Cristo, 1,87. E dovresti pesare 80, una ottantina minimo. Sì. Devi aumentare 10 kg. Sì, sì. Io non mi spiego perché mi sono dimagrito così tanto. Non mi sta più bene, tutto lento. Sto a morire. Para un po' chi? Il sistema solare, va. Guarda, guarda, il sistema solare, guarda. Sì, guarda che fai con questo. Dov'è la Terra qui? Guarda un po'. La trovi la Terra? Qui? Dov'è la Terra qui? L'hai vista? Sì. Terra 1 UA. Babbo, guarda che fa qui. Piccola un bel po' la Terra. Babbo, guarda che fa. Scende la luce. La calamita. Ripendi. Lascia un po'. Sì. Guarda un po' che roba. Il magnete. Gli elettrodi, i campi elettromagnetici, guarda, si mette al centro. Bello questo qua, poi veniamo a rivederlo. Devo capire come funziona la bilancia. Guarda come gira, oh. Quanti esperimenti, eh? Sì, un attimo. Oh, comunque mi sto preoccupando per me stesso, invece 70 kg peso. Il bruco e finiamo qui. Guarda le macchinette, lì è Gustava. I bagni ce n'è un macello. Poi lì si può andare su con le scale. Castro. C'è un'interruzione impraticabile, guarda, c'è un terremoto. Che macello, eh? Le formiche lì. Come camminano, come le macchine, guardate. Camminano come... veloci, oh. E come mai c'è? Guarda che roba, oh. Ma è vero, eh? È vero, è vero. Formiche vere. Boh. Ma qui sotto, lì sotto sono scavi, no? C'è pieno le formiche, guarda. Uh-huh. C'è proprio un formicaio. Le formiche abitano nelle case. Nelle case, sì. Io mi ricordo con Marco Sbaffo, no? Facemmo le stradine col cemento. Così. Guarda, zio, dentro quella lì! Distrutta! Vandalizzata quella. È abbandonata! Tutto allo spazio. Guarda un po' una lucertola! Una lucertola! Chissà Romeo cosa faceva qua, zio, montava su dappertutto. La magnava. Guarda le formiche laggiù. È pieno, pieno, ce ne sarà. Miliardi, guarda tu, guarda, scava tutto, hanno scavato qui sotto. Dio! Sì, sì, è pieno, pieno. Guarda lì. Pieno, qui è tutto da qua, là, tutto pieno di formiche, ce ne saranno miliardi. Miliardi. Ma poi perché è un tipo che cammina sveltissimo, non l'ho visto mai da noi questo tipo. Zio, guarda, zio, Luca! Luca! Di che se mai così che cammina così svelte? L'ho viste, però così no! È tutto rotto lì! Ah? È tutto rotto, tutto a placche! Rotto. Sì, sì! Volevo dire, stiamo a finire la registrazione del tutto, no? E quello che penso, no? Senti un po'? Il parco chiude fra 20 minuti. Se va avanti così senza manutenzione, quanto può durare ancora? Senza manutenzione così nel giro dagli 5 anni di tempo. Ah. Fra 5 anni casca tutto a pezzi. Sì. Deve ne fare tutto nuovo. Ti rendi conto, tutto, pezzo per pezzo, non finisce ne più. Guarda il treno, deve essere che pesa, perché per spostare quelle piante. Intanto è arrivati a un punto in cui deve ne per forza. Ripristina tutto, sì, se no. Io volevo dire, i binari non li lasciano stare quando pure li smontano, no? È parti elettriche, mi sa che i binari li smontano tutti a fine stagione. No, perché no? Come fanno? Guarda, è arrugginiti. Ah, arrugginiti?
È una cosa impressionante. Intanto è tutta roba che si usura, no? Sì. Cucci all'aperto. Non c'è niente da fare. Io non vorrei andare mai via da sto parco. Perché? Ti piace? Ti piace. Poi io nasco e le piante. Vabbè. Le corse di macchine, le moto, l'autodromo di Pisano Adriatico? Questo. Sì, ci siamo stati con lui. Capri, cambia. Ecco. Mettete giù. Allora. Grazie Gesù, che andava tutto Gesù, bene tutto, oggi. Sì. E il sole ci proprio spaccava la testa. Sì, io. Però bene o male ci siamo avuti i cappelli. Comunque dobbiamo sempre affidarci a Gesù, perché è Lui solo il nostro unico e sommo bene. Lo facciamo con la preghiera del Gesù pensaci tu. Ci affidiamo tutto a Lui. Tutto a Lui. Tutto quello che ci è rimasto, tutto quello che ci è rimasto di noi, no? Cioè ormai quindi praticamente quasi più niente. Se avevamo visto Italia miniatura, che è un macello, sì, sì. Tutto usurato, disastrato, e noi gli anni ci è passati, pure noi siamo disastrati. Sì, praticamente gli anni, cioè, noi siamo nati in quegli anni lì, negli anni 70, quando è nata l'Italia miniatura. Che stammi bene. Quindi come, certo, noi quando eravamo piccoli noi, era piccola l'Italia miniatura. E quindi noi adesso siamo diventati ormai, ormai non siamo diventati anziani, per non dire vecchi. Incastra qui. E quindi anche l'Italia miniatura si è invecchiata con noi e quindi avremo bisogno. E anche l'Italia stessa. E quindi l'Italia pure un macello, perché dagli anni 70 che era un fiore. L'Italia era un fiore lì, un fiore. Era uno dei paesi più belli al mondo, sì. Adesso invece è l'ottava categoria. Sì, ormai proprio è scesa proprio nella classifica, proprio a basso, proprio niente, non vale più niente. Perché la discarica è stata. No, ormai veramente non c'è più restauro che tenga. Beh. È finito tutto. Allora affidiamoci tutto a Gesù. Allora affidiamoci a Gesù che provveda il restauro tramite, non so come. Tramite evento, gli angeli. Tramite gli angeli. Un evento che ripristinasse tutto quanto, se no chi non gli si fa più. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era al principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi per il mondo intero. Adesso l'eterno riposo per ricordare il mammo. Per zio Mario, che mi ha trovato perfino il suo cappello, cosa incredibile. Io è una cosa impressionante. Eh? È come
fosse l'anima che zio Mario ci avesse aspettato per tutti questi anni qua su. È vero. Poi dopo ho visto anche l'orto del zio Mario all'hotel Due che fatica 30 anni fa, che a c'era me, la roba sua c'era. Sì, io all'hotel Beatrice pensa quella volta. Ora un po'. No, freccia bianca. La luce perpetua, riposi in pace, amen. L'eterno riposo don al mammo, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Oh, ma ci rendiamo conto che adesso stiamo a pregare per i morti, presto forse qualcuno pregherà per noi. Sì, perché anche noi raggiungeremo lo spazio eterno. Lo spazio, sì, il regno dei morti. Ti rendi conto? Ancora è troppo presto, speriamo che camperemo un po' di più. Però è arrivata ormai. Ormai è che ecco, 50-60 anni massimo. Ma che è 60? Io sono arrivato a 65 quasi. Guarda che bello! Fra 50-60 anni massimo morito. Quando è ora Dio provvederà. Fra 100 anni quasi campavo fino a 90 anni. Fra 100 anni tutti saremo morti. Fra 100 anni. Fra 100 anni saremo tutti morti. Cosa ci stiamo a fare quando siamo vecchi? Guarda, è grave, è grave. Molto grave. Era bello che si poteva vivere per sempre qua. Se tutti raggiungeranno l'anima, sì, però l'anima. Se ci affidiamo a Dio. Allora adesso uno per evitare dal cimitero si fa cremare e poi si mette dentro casa, no? Però nella cassa ci va lo stesso. Però quello è il corpo, corpo, sì. L'anima si stacca. Sì, io. Va via dal corpo. Che non tanto di cenere siamo, di cenere torneremo. Però grazie a Gesù la cenere ridiventerà un corpo eterno. Sì. Però per il momento l'anima si stacca. Perché per il momento tutti devono seguire quello che ha fatto Gesù, la morte. Gesù è veramente morto e veramente risorto. Sì. Quindi questo è un discorso da farlo forte. Tutti quelli che morranno poi risorgeranno con lui. Morranno. Sempre se si affidano a lui. Sempre che si affidano. Sempre che si affidano a lui. Allora Deppe non mette più malumore, ci salutiamo a tutti. Ciao a tutti e ci vediamo ai funerali. All'ubitorio. All'ubitorio, direttamente alla camera mortuaria.